Benvenuti nell'episodio numero 18 della carriera allenatore con il Palermo su FC24, la carriera fatta solo per voi, dedicata solo a voi che siete i veri fedelissimi di questo canale. Prima di iniziare, come sempre, un bel mi piace per supportare il progettino e vi ricordo che tutte le sere alle ore 19 avete un nuovo video da guardare. Detto questo, torniamo a noi e iniziamo subito perché oggi abbiamo, come sempre, tanto lavoro da fare. Allora, siamo a gennaio, dobbiamo fare tutto il mese, quindi giocare 4 partite e completare anche tutto il calciomercato invernale. Voglio infatti partire subito dal calciomercato perché il nostro budget non è altissimo, sono 2 milioni e ho notato che ci sono tantissimi giocatori fortissimi, praticamente tutti quanti, che sono scontenti perché vogliono più soldi, come ad esempio Yıldız, Basic, Gomez. Ma in questo momento non abbiamo il budget per rinnovare tutti i contratti, quindi che cosa facciamo? Sacrifichiamo dei giocatori che abbiamo preso dal Divaio. Infatti, se andiamo subito nel nostro hub mercato, possiamo vedere che abbiamo ricevuto 2 offerte, anzi 3. Questa offerta di prestito non ci interessa, quindi la possiamo rifiutare. Però abbiamo ricevuto un'offerta per Giacomo Corona, 2 milioni e 3, e un'offerta per Mauro Ferri dal Cagliari, 2 milioni e 3 anche lui. Allora, trattiamo subito con Ferri perché con il Cagliari per Ferri, perché possiamo chiedere 1 milione in più e nella nostra situazione 1 milione in più fa la differenza. Provo infatti con 3 milioni e 3. Vediamo un po' che cosa ci dicono che l'affare si fa. Lo so, questo è un giovane talento che cresce, che potrebbe diventare straordinario, ma in questo momento non trova spazio e non ci servirà mai. Che già uno come Marcal, che è molto più forte di lui, non riesce a trovare spazio. Quindi figuriamoci Mauro Ferri. Sì, possiamo mandarlo in prestito, farlo crescere e magari venderlo più avanti a una cifra superiore, questo è vero, però ho bisogno di soldi adesso. Per quanto riguarda Corona, posso chiedere massimo 2 milioni e 6. Qui non intendo trattare, vado dritto sul sì, accetto l'offerta del Saint-Étienne. Bene, dovremo accumulare quindi il budget necessario per riuscire a fare tutti i rinnovi e quindi poi non rischiare, diciamo, di perdere qualche giocatore perché diventa scontento. Mentre aspettiamo l'ufficialità di queste trattative, possiamo andare a giocare la prima partita del giorno contro il Cagliari con questa classifica. Siamo al quarto posto con 37 punti. La prima quanti punti ha? Non lo sappiamo e non lo vogliamo sapere, perché quella parola con la S non si deve pronunciare. Andiamo dentro quindi per sfidare il Cagliari. Palermo-Cagliari, prima partita del giorno. Tutto pronto? Ci siamo, ragazzi. Squadra in campo, Palermo-Cagliari, si parte, dobbiamo assolutamente ottenere i 3 punti. Anselm diventa buona per Bove, attenzione qui perché c'è tocco dentro basso. Ok, gira tipo il filtrare subito dentro per Yıldız che sta avanti sul destro. Hai perso un po' di tempo, hai perso un po' di tempo. Ah cavolo, peccato perché era una bella occasione. Calcio d'angolo di testa, colpisce, pallone sulla traversa, poi anche la parata forse del portiere, non si sa. Ancora noi, Anselm filtrante dentro, buono per Bove, dentro basso, ok, allaga dall'altro lato, è perfetta questa volta, è buona Yıldız. Questa volta non sbagli. Palermo 1, Cagliari 0, al 15° gol di Yıldız. Sta uscendo fuori, bisogna essere onesti, erano già un paio di episodi che comunque si stava facendo vedere di nuovo dopo un inizio un po' in difficoltà. Ecco, alla fine il suo talento lo stiamo scoprendo. Prati, tocco per Borré, attenzione qui perché Cagliari non ci sta, sinistro, traversa piena, mamma mia, super tiro qui, attenzione perché esco male, ancora un tiro ribattuto, vediamo se riusciamo a ripartire in contropiede anche con Bove che allaga dall'altro lato. Non volevo fare questo, però forse è meglio così. Tocco per Oristano che accelera, se ne va in velocità, se la mette sul sinistro, il piede buono sul primo palo e sono due, traversa, contropiede e gol. Mamma mia, ripeto quello che ho detto nell'ultimo video, abbiamo trovato una quadra con questa formazione che è qualcosa veramente di magico, 10 gol in 20 partite per Gianluca Oristano. Si chiama Gianluca, spero di sì. Se non si chiama Gianluca, d'ora in avanti lo chiameremo Gianluca. Attenzione qui, Yıldız allaga dall'altro lato, perfetta per il nuovo Gianluca. Occhio, secondo palo, provaci sul secondo palo, è perfetta di testa. Mamma mia, non ci credo, ma giusta con la testa. Ottimo recupero, palla di Vasic. Attenzione qui, Vasic davanti alla porta, uno contro uno. Vasic, Vasic destro, la palla resta lì, regolare, sì. 3-0, segna Victor Barberà e quindi è KO tecnico. Mamma mia, che Palermo. Togliamo Coppola, togliamo Oristano che è stanco, mettiamo Marcal, mettiamo anche Saric, dentro anche Kasumu, fuori Gomez, dentro Vasic. No, Vasic non è vero, chi devo mettere? Mettiamo Ibrahim. 5 cambi effettuati, KO tecnico, anche Campos applaude, una squadra letteralmente perfetta, perfetta. Andiamo subito al risultato, finisce, madonna mia, 4-3, cos'è successo?
Cosa è successo? 4-3. Mio Dio, cosa è successo? 4-3, mamma mia. Oh, non è successo niente. Non avete visto? Niente. È finita 3-0, capotecne tutti a casa. Non è successo niente. Prossima partita contro il Lecce. Prendiamo come punto di riferimento il nostro Victor Barberà. Possiamo fare un programma equilibrato. Lo applichiamo a tutti gli elementi della squadra. Con il Lecce dovrebbero essere gli ottavi di Coppa Italia. E nel frattempo qui i giocatori... Quanto è alto questo? I giocatori trovano l'accordo e quindi noi incassiamo dei milioni molto importanti che ci serviranno per effettuare tutti i rinnovi. Anche a livello numerico comunque dovremmo essere messi abbastanza bene, perché avete visto che avendo una sola competizione non è necessario fare tantissimi cambi. Comunque in panchina abbiamo Marcal, abbiamo Uche e abbiamo anche un altro giocatore molto interessante che adesso mi sfugge il nome, Ibrahim se non erro. Claudio Bellini, altro giocatore che possiamo piazzare per 1.400.000 al Norwich, 18 anni, molto interessante, però in questo momento non abbiamo bisogno di lui. È Ibrahim quel giocatore, sì è Ibrahim, eccolo qui, è Ibrahim. Mi era venuto un buco di memoria, scusatemi. Partita contro il Lecce, signori, dovrebbero essere gli ottavi, anzi no, è il turno 3, quindi sono i 16esimi di Coppa Italia. Va bene, va benissimo. Per dovere di cronaca va giocata anche questa gara. E allora signori, andiamo dentro per la seconda partita del giorno, questa volta di Coppa Italia. Tutto pronto? Ci siamo ragazzi, squadra in campo, Lecce-Palermo. Cerchiamo di disintegrare questa formazione, ce la possiamo fare, abbiamo le capacità per farlo. Attenzione, Persson può andare davanti alla porta, uno contro uno destro, super parata di Sebastiano, 24 minuti di difficoltà. È per questo motivo che non dobbiamo esaltarci troppo, perché lo conosciamo questo gioco, riusciamo a fare 3-4 partite molto molto buone, poi all'improvviso c'è un crollo inaspettato. Invece non deve essere inaspettato, deve essere aspettato questo crollo. Ottimo recupero palla qui, attenzione Barberà, sbaglia il tocco, siamo fortunati però, siamo molto fortunati, possiamo andare in contropiede con Barberà, dentro, bassa ancora, buona. Poi allaga dall'altro per Ildiz davanti alla porta. Ildiz uno contro uno, deve aprire il piatto. Aprilo. E segna il gol per 1-0 al 41esimo. Prima volta che superiamo la metà campo. Stiamo giocando una grandissima partita. Siamo stati qui molto bravi, ma anche molto fortunati nel trovare il guizzo giusto per ripartire in contropiede e segnare il gol del 1-0. Persson, troppo spazio. Cross dentro, sembra buono. Mamma mia, invece è un po' troppo lungo. Stanno facendo tanto possesso palla questi qui, questi pischieri del Lecce. Gli manca praticamente. Ecco qua, mannaggia la miseria. Gli manca l'ultimo tocco. Porca vacca, gli manca l'ultimo tocco per andare in porta. Lo stanno sempre sbagliando per nostra fortuna. Partita orrenda, orrenda raga. Una delle più brutte della storia del, non lo so, del calcio. Attenzione qui, cross dentro, banda destro, super parata di Sebastiano. Vediamo se riusciamo a evitare il calcio d'angolo. Lo evitiamo con Coppola, bravissimo Coppola. Volevo anche fare dei cambi, però purtroppo la partita non la stiamo comunque vincendo. Cioè sì, la stiamo vincendo, ma non la stiamo dominando. Stiamo giocando bene, quindi sinceramente fare un cambio e indebolire la squadra in questo momento così delicato non mi sembra una buona idea. La prossima partita comunque dovrebbe essere tra 7 giorni, quindi c'è tempo per recuperare. Pensiamo però a noi, mancano 10 minuti, ancora il Lecce in possesso. Piano, piano, piano. Ok, è rimessa nostra, mancano 9 minuti alla fine più recupero. Abbiamo superato la metà campo una sola volta e non sto scherzando, non sto scherzando, cavolo. Ottimo recupero palla qui di Victor Barberà, attenzione perché possiamo andare in contropiede con Gomez. Tocco buono per Bove che accelera, Bove filtra dentro, buonissimo per Oristano che se la mette sul mancino. Può tirare, non lo so perché ho tirato, non lo so. Ho visto che mancava un minuto alla fine e quindi ho calciato. Va bene così, 1-0. Passiamo il turno in Coppa Italia con una delle partite più brutte di tutta la carriera. Però l'importante è passare il turno di Cortomuso. Programma di allenamento. Ah, 3 giorni. 3 giorni, cavolo. Però la squadra recupera, eh. Facciamo un programma equilibrato per sicurezza. La squadra recupera abbastanza bene. Dobbiamo avere comunque degli ottimi valori sia di forma fisica sia di lucidità. Vediamo in questo momento l'Empoli. Occhio perché c'è un'offerta per Marcal dalla Roma. Ma forse l'ho messo sul mercato Marcal, perché mi sta arrivando troppe offerte. Offerta dalla Roma 4.300.000. No ragazzi, Marcal non va da nessuna parte. Cioè o lo mandiamo in prestito e lo lasciamo crescere, oppure resterà con noi e magari, boh, lo facciamo subentrare come stiamo facendo adesso. Anche se effettivamente così non è che cresce tantissimo, eh. No, non l'ho messo sulla lista dei trasferimenti. Quindi stanno arrivando le offerte così da sole. Forse perché lui è scontento per il tempo di gioco. Facciamo una cosa, ragazzi, aggiungiamolo alla lista dei prestiti. Gli rinnovo anche il contrattino con 5.000 a settimana. Sì, vanno più che bene, con ruolo sporadico 2 anni. Così è felice per i soldi. Lo cediamo in prestito perché se resta qui non lo
sfruttiamo. Entra negli ultimi 15 minuti, ma negli ultimi 15-20 minuti io comunque posso anche mettere un giocatore come Ibrahim, che sì, è giovane, però comunque non ha quel grande potenziale. C'è anche Uche che è scontento perché non lo stiamo più mettendo dentro. Quindi giocatori da ultimi 20-25 minuti li abbiamo, e Marca non è un giocatore da ultimi 20-25 minuti. Quindi lo mandiamo in prestito e vediamo come va. Poi se si dovesse far male Oristanio, rottura del crociato, lo richiamiamo e giochiamo con Barcallo. Questo è il piano e secondo me è la cosa più giusta. Questa è la classifica, signori, siamo al terzo posto con 40 punti. La prima non mi interessa, non la guardo neanche, ragazzi. Quella parola con la S non esiste. Sfidiamo l'Empoli con la squadra al 97% di forma fisica, 93 di lucidità. E allora, signori, andiamo dentro per la terza partita del giorno. Tutto pronto, ci siamo. Empoli-Palermo, si parte. Massima concentrazione, perché se giochiamo come abbiamo fatto prima con il Lecce, la perdiamo questa gara, per forza. Martello allaga dall'altro lato per Basic, dentro allarga. Ok, siamo fortunati, però nel rimpallo molto fortunati, devo dire. Coppola, attenzione qui, Coppola, cross dentro, la palla resta lì. Oh mio Dio, cos'era quella roba lì? Attenzione qui, Hansen, dentro passa, porta a vuoto destro, super palla di Berisha. Mamma mia, quanti rimpalli a favore. Siamo nel momento della carriera in cui ci viene tutto. Di testa non ci arriva nessuno, brutto corner. Attacca l'Empoli, troppo spazio, cioè troppo spazio no, però in realtà non riusciamo a prenderla, e quando non riusciamo a prenderla mi innervosisco e poi concedo spazio. Destro, super parata di Sebastiano. Attenzione perché c'è ancora l'Empoli, cross un po' sbagliato, però ci sono anche loro dall'altro lato. No, nessuno la prende, quindi forse ci regalano la rimessa, invece non è così. Cacace, se riusciamo a ripartire viene fuori, dai però, dai, mi ha placcato, cioè neanche a rugby si fanno questi placcaggi. Stavo dicendo, occhio se, perché se riusciamo a ripartire loro sono messi male. Victor Barbera deve aspettare il momento giusto, allarga dall'altro lato, è perfetta per il tizio che poi davanti alla porta, uno contro uno prende la mira, apre il piatto, lo apre e segna. Gol di Ibiza, 1-0 dopo 39 minuti. Partita molto equilibrata, molto equilibrata, non me l'aspettavo. Cioè in realtà sì, perché dopo la partita con il Lecce diciamo che la mia fiducia si è un po' abbassata. Però è giusto sottolineare che non stiamo facendo una partita eccellente, ecco, mettiamola in questo modo. Oristanio, ottimo recupero palla, che giocatore che è Oristanio, mamma mia. Dentro buona per Victor, Barbera davanti alla porta, Barbera, Barbera destro, arriva il difensore da dietro e quindi sarà calcio d'angolo al 64esimo. Calcio d'angolo battuto da Vasic, attenzione perché di testa non ci arriva nessuno dei nostri, ma ci siamo ancora noi con Vasic che la mette dentro. È buona per Buttaro che calcia col sinistro e c'è la super parata di Berisha. Ora tocca all'Empoli però con Yusuf, attenzione qui Yusuf, dentro basta, moriamo, mamma mia, la palla resta lì. Ma perché non spazzo? No, oddio, che cosa è successo? L'ha presa Sebastiano, non ci credo, che parata ha fatto? Non ci credo, raga, non ci credo, io non spazzo neppure sulla linea di porta. Oh, è una cosa proprio mia, capito? Distinto non spazzo mai. Barbera non riesce a tenerla, mancano 13 minuti alla fine. E che cavolo, riesco a prenderla. Attenzione qui, Baldanzi, potrei metterla dentro. Cerchiamo di murare tutto, piano, temporeggiamo che mancano 10 minuti. Piano di uscire, bravissimo il martello tedesco che non sbaglia un'uscita, non perde un contrasto. Occhio al contropiede, qui tocco per Barbera. Sono messi male, allaga dall'altro lato. No, Bove, ho premuto triangolo, non X. Dovevi farmelo filtrante lungo. Se me lo facevi filtrante lungo tipo sulla bandierina lo mandavi in porta un altro po'. Bravissimo Hanson che recupera palla. Mancano 4 minuti alla fine. Altra partita giocata non benissimo, però forse ci portiamo a casa anche questa. Uno di recupero, forse l'ultima azione della partita. Baldanzi, Anderson, sì, finisce qui. Vinciamo anche con l'Empoli 1-0 di cortomuso, giocando malissimo. In questo momento non importa giocare male, l'importante è portare a casa i punti. Mamma mia, prossima partita contro la Juventus, mentre Sebastiano è il leader delle reti inviolate. La prossima partita è contro la Juventus, poi è sbucata anche la partita contro l'Inter di Coppa Italia, dovrebbe essere i quarti di finale, però noi dobbiamo restare concentrati sul campionato. Allora, programma di allenamento, punto di riferimento Victor Barbera, facciamo un programma specifico sulle prestazioni, lo applichiamo a tutti gli elementi della squadra, così dovremmo andare sul sicuro. Non ci resta a questo punto che avanzare, nel frattempo ci sono altri giocatori che trovano l'accordo, come in questo caso Claudio Bellini, e noi incassiamo 1.000.000 e 4. Offerta di prestito per Markkal, però questa non mi interessa, mi interessa questa, il Porto è una bella squadretta, però siamo sicuri che lui giochi al Porto? Perché il Porto è una bella squadra. Facciamo un prestito biennale e vediamo se se il Porto lo accetta, quello biennale, e poi se lui trova l'accordo. Accordo per il prestito, molto bene, quindi ora la palla aspetta a Markkal, che tra l'altro ha fatto +1 mentre stiamo trattando, se non erro, perché era un 70, ora è un 71, forse, non lo so. Comunque, la squadra ha recuperato 96 di forma fisica, 97 di lucidità. Siamo pronti quindi per giocare la quarta e ultima partita di questo video. Siamo a 43 punti, a pari punti con il Milan, la Fiorentina
e dietro a 41 con una partita in più. Ma c'è la Juventus a 38, se perdiamo loro vanno a 41 a meno 2 da noi. È un campionato veramente veramente equilibrato. La squadra è questa qui, l'abbiamo vista prima, e allora andiamo dentro per la quarta e ultima partita di questo video. Una partita che ci dirà veramente veramente tanto sul futuro di questa squadra e di questa carriera. Andiamo dentro. Tutto pronto? Ci siamo ragazzi. Palermo, Juventus, si parte. Attacca subito la Juventus con Vlahovic. Attenzione qui, potrebbe calciare, lo fa, e c'è la parata di Sebastiano. Il primo squillo è della Juve. Ancora loro però con Federico Chiesa. Attacco dentro destro, Arthur, ancora Sebastiano. Siamo partiti molto male. Giocando male possiamo vincere contro le squadre piccole, ma se giochiamo male contro la Juventus perdiamo 4-0. Attenzione qui, mamma mia, Sebastiano esce con un po' di difficoltà, in qualche modo ci salviamo. Colpo di tacco di Yildiz. Oristanio allarga dall'altra, tocca al contropiede. Gomez è perfetta, proprio questa palla volevo. Attenzione qui, Victor Barberà è un po' da solo, forse è meglio temporeggiare. Andiamo indietro, Coppola, tocco per Gomez, dentro per Bove, filtrante dentro, buono per Oristanio davanti alla porta, adesso secco, super parata di Szczęsny, mamma mia. Anche noi però l'abbiamo la qualità, in contropiede. Calcio d'angolo, Vasic di testa colpisce, malissimo, però diventa ancora buona per Oristanio. Cross dentro, fuori, rimessa per la Juve. Arthur, tocco per Zaniolo, Chiesa si gira, Chiesa scarico per Locatelli, dentro per Vlahovic, destro ancora Sebastiano, mamma mia, una bellissima partita questa, azione da una parte e dall'altra, contropiede Vasic, tocco interessante per Yildiz che non ce la fa in velocità, non ce la fa contro Upamecano. Attenzione qui perché sono corpo a corpo, non so quello che stanno facendo, cose molto sporche, però in qualche modo la Juventus riesce a salvarsi e ad uscire. Chiesa, attenzione qui, occhio, troppo spazio, scivolata, mamma mia, che cosa ha fatto Martello, che cosa ha fatto Martello, ragazzi, neanche Paolo Maldini e ne sta messi insieme. Attenzione qui, contropiede, però la Juventus dietro ha qualità. Ha qualità, cavolo, ha veramente tanta qualità. Chiesa, tocco per Locatelli, sinistro, e ancora parata di Sebastiano. Non stiamo giocando bene in questi ultimi 20-25 minuti. Fuori Kin, dentro Milik. Juventus si muove a livello di panchina. Io non so se fare qualche cambio. Attenzione qua, destro pallone fuori di poco, di Cop Miners. Allora, smuoviamo un po' le acque. Fuori Coppola, dentro Aquina. Fuori anche Vasic, dentro Saric, che anzi è molto scontento. Io ci metto Kasumu, che mi è piaciuto quando è entrato un paio di video fa. Aquina, tocco buono per Kasumu, eccolo qui, dentro subito, passa per Yildiz, la palla è buona, attenzione Yildiz davanti alla porta, Yildiz, cross, dentro, è buona, destro, rete. Oristanio è rovesciata, Oristanio è rovesciata, è tutto buono ragazzi, è tutto buono. Attenzione perché forse non ho, ok, è tutto buono, mi sono fermato un attimo perché ho visto un po' di indecisione nell'esultanza, e invece no, è tutto buono. 1-0, che giocata ragazzi, che giocata, pallone dentro, rovesciata, era difficilissimo, guardate lì, rovesciata, semi sforbiciata, non si è capito, comunque Szczęsny da lì non può parare il tiro magico di Oristanio, che segna il 70esimo, il gol dell'1-0, siamo in vantaggio contro la Juventus, mamma mia signori, se ci portiamo a casa anche questa partita, sogniamo veramente, veramente in grande. Locatelli, tocco per Thomas, attenzione qui, bravissimo, buttalo, e ho il contropiede perché possiamo andare con Bove, che accelera, poi non te l'allungare, no, questi errori in uscita non vanno fatti, attenzione qui perché siamo messi un po' male adesso. Milik, tocco dentro, destro, super, super Sebastiano, ancora poi evitiamo il corner, non lo evitiamo, mancano 10 minuti, saranno 10 minuti di sofferenza, però la Juventus è messa male, devo cercare di ripartire, andare magari sulla bandierina. Attenzione qui, Barberà, dribbling e vola Barberà, incredibile, che giocatore Victor Barberà, vai, corri, allungatela ancora un po', ce la fai in velocità anche se sei stanco, ce la fai, Victor Barberà davanti alla porta, uno contro uno, destro secco, no, non ci credo, sfortunatissimi nella respinta, non ci credo, eravamo in due, la respinta di Szczęsny proprio in mezzo, attenzione qui perché Kostic può volare, invece non vola, occhio però, buono il tocco interessante per Chiesa davanti alla porta, Chiesa, il portiere esce un po', dentro basta, sinistro, Sebastiano, la palla resta lì, spaziamo questa palla, mamma mia, spaziamo questa palla, incredibile, ancora contropiede, che partita, Barberà, tocco sbagliato, due di recupero, devi andare sulla bandierina, Bove recupera, Barberà raga dal torrato, questa volta ci vado sulla bandierina, certo che ci vado, anche se non è la partita finita, Yildiz può andare sul secondo palo, vediamo un po', cross dentro deviato, occhio perché c'è Upamecano, in qualche modo la Juventus riesce ad uscire, ma di corto muso, diciamo un'altra partita, e questa vittoria vale doppio, questa vittoria ci fa sognare in grande. Allora, devo fare un piccolo discorso che poi in realtà
piccolo non è. Non giocheremo anche la partita contro l'Inter in questo video, quindi posso fare un discorso di 30 secondi veramente molto importante. Ci tengo che voi lo ascoltiate dall'inizio fino alla fine. Facciamo un programma specifico sull'energia, lo applichiamo a tutti quanti i nostri elementi. Avanziamo, siamo arrivati alla partita contro l'Inter con Marcal, che non ha ancora trovato l'accordo, quindi sta trattando con il Porto, quindi è ancora nostro. La squadra più o meno ha recuperato un po' di stanchezza a centrocampo con Bove e Buttaro anche in difesa, però vabbè, comunque la squadra è in grado di giocare una partita come importante come quella con l'Inter. Guardiamo la classifica, perché signori, noi siamo lì, 48 46 46. Allora, io ci tengo a dire una cosa molto importante, ovvero qualcuno giustamente dirà: Giuse, è il primo anno di Serie A, non è bello che vinci il campionato, non è bello che lotti per il campionato. Però io vi dico una cosa, ragazzi, che devo fare? La difficoltà è al massimo, quindi più di così non si può azzare. Secondo, ci siamo già resi le cose più difficili puntando su giocatori che hanno un overall basso. Siamo svincolato Candreva, abbiamo fatto un calciomercato tutto sulla panchina con giocatori che neanche stiamo utilizzando, a parte Oristanio. Ho sprecato 5-6-7 milioni per prendere giocatori che neanche stanno entrando. Ovviamente ci sta a fare la panchina, però io l'ho fatto anche per evitare di migliorare ulteriormente la nostra squadra. Abbiamo puntato su giovani dell'Armavera, come ad esempio il terzino sinistro che non si reggeva in piedi. Stiamo facendo di tutto e di più per rendere le cose difficili. Stiamo andando così bene perché siamo stati bravi a scegliere i giocatori giusti, che anche se hanno 73 di valutazione, 74, 75 come Ildiz, è come se avessero molto di più. Io vi dico sempre, quello è solo un numero ed è la verità. Buttaro, che è un 76, non è un 76. Cioè, ragazzi, è velocissimo, ha fisico, perché nasce come terzino. Lui rende come un, non dico un Van Dijk, ma rende come un giocatore di 82-83. Stessa cosa per Coppola, è un 69, però in realtà non è un 69. Stesso discorso per Victor Barberà, cioè un giocatore di 79, ragazzi. In Serie A non fa questi numeri, non ha questi numeri, cavolo. E invece lui li ha, così come Oristanio, così come Ildiz, così come Vasic, che è un centrocampista che ti fa 6 assist. Quindi, ragazzi, io non perderò le partite di proposito, non lo voglio fare. E anzi, se vinciamo il campionato con il Palermo alla prima stagione, noi scriviamo la storia della carriera, perché non ho mai fatto una cosa del genere in vita mia. Chiusa parentesi. Io vi saluto e vi ringrazio per aver visto questo video dall'inizio fino alla fine. Ci vediamo direttamente domani, ore 19. Giocheremo con l'Inter, chiudiamo il calciomercato, forse qualcosina faremo in entrata. Poi Roma, Lecce e Sassuolo. 4 partite, budget di 8 milioni, bisogna rinnovare anche tutti quanti i contratti. Quello che ci avanza lo utilizziamo per il calciomercato in entrata. Io vi saluto e vi ringrazio, qui dal Palermo è tutto. Vogliamo scrivere la storia e faremo di tutto per scriverla. Qui dal Palermo è tutto, bella.